Marco Steiner, scrittore, Il corvo di pietra, edito Sellerio. Iniziamo a parlare del libro e poi dell'amore per la Sicilia. Com'è nata l'idea del libro dedicata alla figura di Corto Maltese, qui visto da giovane? È una risposta che va bene per tutte e due le domande, perché il libro è nato dall'amore per la Sicilia, quindi in realtà io ho cominciato a venire qui tantissimi anni fa, negli anni 80, però un po' più assiduamente e soprattutto nella zona qua della Val di Noto, nel 2006. E qualche anno dopo, grazie a delle amicizie, è nata l'idea di fare una mostra su Corto Maltese e mi è stato chiesto, proprio per il catalogo della mostra, di scrivere un piccolo racconto. E da lì è nato, attraverso delle coincidenze che poi hanno dato vita alla storia vera. Coincidenze vere, nel senso che c'è un antenato di amici che si chiamava Maltese e che importava ceramiche dall'Inghilterra alla Sicilia. E allora da lì è nata l'idea di metterci su questa barca un corto maltese giovane che venisse qui e conoscesse un po' le meraviglie di questa terra. E ci stava tutto. Sei arrivato in Sicilia non da turista ma da viaggiatore, e adesso mi spieghi la differenza. Diciamo che io c'è una differenza molto grande, perché il turista passa e se ne va, e se possibile prende qualche cosa, un ricordo, un'emozione, così. Il viaggiatore invece vuole entrare in quell'ambiente, e nel mio caso, entrando in questo ambiente, ho conosciuto molti siciliani che mi hanno aiutato moltissimo anche nella stesura del mio racconto, del mio romanzo. Scusa? Possiamo fare anche qualche nome. E certamente che ci sono un paio di nomi soprattutto. Uno è proprio Vincenzo Cascone, che mi ha introdotto a un argomento che non conoscevo affatto, che è l'argomento dei tesori nascosti, le trovature. E l'altro personaggio che qui a Ragusa è molto conosciuto è Ciccio Sultano, che mi ha introdotto ancora più a fondo, perché la trovatura sta nascosta sottoterra. E invece l'arte culinaria di Ciccio non è solo nei piatti e nei profumi, ma c'è proprio nelle radici che lui va scoprendo in giro, di antichi piatti, antiche ricette e comunque soprattutto di materie prime che vengono da un certo mondo, le campagne e dal mare siciliano, e lui riesce a fare un'alchimia di sapori, che è un po' una storia nella mia storia, nella storia del mio libro. C'è molta alchimia dentro, e quello che io ho cercato nel libro è anche un'alchimia con il lettore. Lei ha lavorato a stretto contatto con il grande Hugo Pratt, non un nome a caso. Qual è il più grande insegnamento che si porta dietro? Ma forse intanto è la sintesi di un po' la mia storia, il mio libro, divertirsi seriamente. Cioè, quando si racconta una storia ci devono essere dei presupposti storici interessanti, delle citazioni, eccetera, ma alla fine deve essere anche divertente e leggera. E poi forse una frase che lui diceva, che secondo me è un po' il simbolo di tanto modo di fare letteratura in un certo modo, quello che piace a me. Lui mi diceva sempre così: racconta le verità come fossero bugie, in modo che dopo potrai raccontare le bugie come fossero verità. E così inganniamo il lettore e lo portiamo alla verità. E così ci divertiamo, seriamente. A volte, capito, citando delle cose vere, come queste trovature che sono delle cose vere, come, non so io, l'alluvione di Modica, come il crollo del campanile di San Marco, che sono tutte citazioni storiche precise. Però dopo la vicenda, le situazioni che si creano nel libro e nella mia storia sono anche divertenti e inventate. La Sicilia ha ispirato anche un nuovo progetto. Stiamo lavorando su un nuovo progetto. Vedo che le notizie circolano velocissime. Comunque sì, sicuramente, perché proprio, ecco, come ho detto, da cosa nasce cosa, sono delle coincidenze o delle situazioni, delle occasioni, e una di queste è venuta a Pozzallo vedendo il relitto di una barca che si chiama Irene di Boston, conoscendo l'ultimo proprietario e poi cominciando a divagare un po' con la fantasia, immaginando un dialogo immaginario fra un marinaio, un uomo, e questa barca che è un po' un'amica, un po' un amore. E in questo progetto ho cercato, ecco qua la differenza fra il turista e il viaggiatore, ho cercato, ed è capitato, di collaborare con degli artisti che io ho conosciuto qui. Giovanni Robustelli come disegnatore,
Vincent Migliorisi, che è un musicista, e tanti altri che stanno lavorando con me a questo progetto, sempre Vincenzo Cascone, Marco Danna, che è un fotografo svizzero che mi ha accompagnato in tanti viaggi lungo i luoghi delle avventure di Corto Maltese. Comunque sia, è una storia di mare, di passione, è una storia d'amore anche questa volta, perché Il Corvo di Pietra è una storia un po' più maschile, un po' più macia, sì, è un po' più di pietra. Perfetto. Tanti amori allora a questa Sicilia, non ci stacchiamo dalla terra siciliana. Diciamo che la Sicilia è una terra molto sensuale, quindi nel senso proprio di tutti i sensi. Quindi adesso in questa storia in particolare vorrei arrivare a qualcosa in più, oltre ai sensi, proprio il sogno, l'immaginazione più spinta all'estremo, perché il dialogo fra un uomo e una barca è un po' più complesso, quindi ecco. Racconta più storie. Sì. Il Corvo di Pietra, edito Sellerio, Marco Steiner. Grazie.